Per volontà del Duce sono sorti in Italia impianti di bachicoltura a carattere industriale e l'obiettivo ha qui sorpreso le differenti fasi che, dalla nascita dei piccolissimi bachi, si giunge alla produzione dei bozzoli. I bachi, appena nati, vengono posti su un primo tappeto mobile che li fa avanzare mentre i piccoli bruchi vanno ad aumentare di volume. Appositi dispositivi continuano a farli procedere e dal primo passano al secondo e poi ad un terzo tappeto mobile. Le foglie di gelso vengono somministrate a macchina ed i bruchi, nella serie delle mute, raggiungono una dimensione 14.000 volte superiore a quella della nascita. Dopo circa 25 giorni, i bachi arrivano alla fine dell'ultimo tappeto mobile e salgono il bosco. Il bruco, diventato adulto, si accinge a tessere il bozzolo che sarà la sua prigione dorata. Occorrono 300.000 movimenti del capo perché il baco raggiunga il suo intento. I boschi vengono in seguito ammassati e i bozzoli disboscati. Da questo momento il bozzolo passa alla filatura e poi alla tessitura. Qui vediamo alcuni magnifici tessuti, orgoglio della nostra industria, che serve ad adornare le eleganti signore non solo d'Italia, ma di tutta l'Europa ed anche d'America.